Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua come sempre con i pronostici della 17ª giornata di Serie A, la terz'ultima di questo girone di andata, quindi siamo quasi al giro di boa. Una giornata che si svilupperà dopo 2 giornate, finalmente poi dipende dai punti di vista, in 3 giorni diversi, dopo le ultime 2 giornate che si sono sviluppate nello stesso giorno, il 3 e il 6 se non erro, e che per il fatto a caso di per sé è anche una buona idea, però chiaramente torniamo alla normalità delle 3 giornate, quindi il 9, il 10 e l'11, quindi sabato, domenica e il posticipo di lunedì. Iniziamo subito con Benevento-Atalanta, che metterei 1x, metto un pareggio perché do fiducia a Benevento che ha vinto l'ultima contro il Cagliari, quindi così, giusto per dare un po' di fiducia al Benevento. Genoa-Bologna-X, il Bologna non può, secondo me, vincere, perché poi io, nel mio immaginario, Bologna e Fiorentina non vincono mai, a parte chiaramente contro di noi, ma è un altro discorso. Milan-Torino dico 1, beh chiaramente sì, ha perso contro la Juve, però contro Torino, diciamo Paolo, mi auguro per loro, insomma. Roma-Inter dico X perché alla fine, l'ultima partita l'Inter ha perso, la Roma ha vinto, così. Hellas-Crotone dico 1, Parma-Lazio dico 2, Udinese-Napoli dico 2, Fiorentina-Cagliari dico X, Juve-Sassuolo, chiaramente è la partita che ci riguarda di più, Juve-Sassuolo. Veniamo dalla vittoria importantissima contro il Milan, dalla vittoria prima ancora contro l'Udinese, che chiaramente ci porta, spero, ci porterà fortuna rispetto a quella che è stata il fine del 2020 e speriamo che appunto si continui, cioè io credo che un filotto di partite voglia dire 5-6 risultati positivi, che non vuol dire vincere tutte, però magari di 5-6, 4-5 vinci, ecco, diciamo così, quello vuol dire positivo e l'altro magari la pareggi, ecco, quindi 2 partite l'abbiamo vinte, la terza deve essere vinta, altrimenti già non si parla più di ciclo positivo di vittorie, perché 2 non fa un ciclo, ma fa una coppia. Ecco, quindi speriamo che la Juventus vinca almeno le 3, perché almeno per le 3 sappiamo che 3 di fila le abbiamo messe sul posto giusto, e poi chiaramente devono essere molto di più di 3, chiaramente contro Sassuolo, in previsione di quella che sarà la partita contro l'Inter, mi aspetto una vittoria. Anche per accorciare la classifica o comunque mantenerla così com'è, per poi arrivare allo scontro diretto con l'Inter con una vittoria che porti chiaramente un minor intervallo tra le due. E infine Spezia-Sampdoria metto un X, un pareggio, così anche perché per la simpatia. Ripetendo quindi, Benevento-Atalanta-X, Genoa-Bologna-X, Milan-Torino 1, Roma-Inter-X, Hellas-Crotone 1, Parma-Lazio 2, Udinese-Napoli 2, Fiorentina-Cagliari-X, Juve-Sassuolo 1 e Spezia-Samp-X. Quindi questi sono i miei pronostici. Io vi invito qui sotto a fare il copia e incolla di quello che è la lista delle partite che ci sono in questi giorni, di riportare nei commenti con il vostro 1x2 e dare i vostri pronostici come ormai sono solito richiedere. E niente, vi auguro una buona giornata di Serie A, la 17ª, ricordo, quindi terz'ultima. Adesso io credo che già con quella che sarà la conclusione, insomma, del girone d'andata si avrà perlomeno, non dico il vincitore chiaramente, però perlomeno si avrà all'incirca quello che potrebbe essere la configurazione finale, cioè chi sta tra le prime 4-5 alla fine sarà tra le prime 4-5, chi sta appena sotto più o meno a dare dell'ordine sarà quello e chi è nelle ultime 4-5-6 è quelli che praticamente si giocano la retrocessione, cioè la salvezza, meglio dire, più che altro. Quindi diciamo che dopo il giro di boa perlomeno si definisce i blocchi, si definiscono i blocchi e poi i blocchi possono essere cambiati al loro interno con quello che è più o meno bravo. Aspetto i commenti, come sempre forza Juve, alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compiere.